ringrazio tutti quelli che si sono interessati fino ad oggi per questa ripresa della casa a favore di mia cugina, perché è una persona che sta male in ospedale, anche se sono un po' amareggiata perché non sono andate le cose come la casa è distrutta, non era così. Io l'ho lasciata con i mobili, non ci sono più i mobili, non c'è più niente. Non ci sono neanche le vetrate, non ci sono neanche le porte, non c'è più niente. Noi è l'inizio di questa battaglia che già abbiamo avviato da tempo. Chiaramente questo malcostume deve finire, di queste occupazioni abusive, quindi vediamo se finalmente questo iter che è partito dall'amministrazione De Luca, ora con Basile, finalizzato a combattere la legalità, porterà i risultati come in effetti è già avvenuto oggi. Noi ne siamo assolutamente certi e sicuri perché è chiaro che non guarderemo in faccia a nessuno come è avvenuto in questo caso. Io non sono abituata, non ci sono stata mai in queste cose, però mi sono purtroppo trovata per mia cugina perché è rimasta da sola. E noi, proprio per aiutare anche sua cugina, sicuramente ci faremo carico anche delle spese necessarie per metterla in tutte le condizioni possibili per poter stare sanamente. Grazie. Grazie.